Benvenuti o bentornati, cari amici dell'Ottavo. Dopo una lunga sosta, una lunga pausa, alcuni penseranno, finalmente sono tornati, perché molti di voi ci hanno chiesto, no? Hanno detto tornate, tornate, e altri diranno, che sfortuna, sono di nuovo qui. Che sfiga. Nuovo anno, nuove tecnologie, nuove luci, ma essenzialmente rimane tutto uguale. Questa è la magia dell'Ottavo. Detto questo, vogliamo iniziare direttamente col video. Oggi appunto parleremo della nostra esperienza personale e non della 79esima mostra del cinema di Venezia. Partirei con Tiziano. Perché non ci racconti il lato tecnico di questo mondo, i pass? Ah, i pass, ok. Cioè, da sciorinare un'infinità di informazioni in realtà, però per linee generali i pass sono di tre tipi. Questo è il pass che abbiamo ottenuto noi, qua c'è una bellissima foto del Barbo. Scusa, il tuo. Quello qua ha fatto la trekking. Qua stava facendo trekking. E questo era il pass verde, che era il pass quello più semplice, che aveva poteva accedere a determinate proiezioni, ma non a tutte, perché la maggior parte delle proiezioni erano aperte principalmente alla stampa, quindi giornalisti, riviste o comunque critici cinematografici, e un altro pass aperto invece ai componenti dell'industria del cinema, quindi registi, attori, fotografi, chiunque possa comporre lo staff di un film, il personale nella realizzazione di un film. E niente, sostanzialmente noi abbiamo ottenuto questi pass grazie all'università statale di Milano. Esatto. Anche se in realtà, apro e chiudo parentesi, qui c'è scritto che cioè non è solo la statale, basta che tu sia studente e hai un accesso scontato al festival. Esatto. Il ministro delle infrastrutture Salvini, che all'epoca era ministro del nulla. Sì. Comunque ci stiamo già perdendo, ragazzi, questa non era assolutamente necessaria. Andiamo avanti. Discorso dei pass non significa che non potete accedere alle zone della industry o del press. Esatto. Perché alla fine, tramite il sistema quello di prenotazione dell'applicazione, mi è capitato di finire in sale con tutti i giornalisti. No, senza è vero, perché è un po' complicato, perché chi ha il pass verde, il pass più semplice, ha l'accesso come tutti a, mi sembra, due o tre giorni prima alla proiezione stessa e può prenotarsi. Stessa cosa accade per la stampa e l'industria per le proprie proiezioni, ma dalle 24 ore precedenti queste proiezioni esclusive per la stampa e l'industria, se ci sono dei posti liberi o dei posti che vengono abbandonati all'ultimo momento, chi ha un pass, anche un accredito normale, può prenotare il suo posto, cosa che è capitata a noi. Piccola nota, visto che toccavi il tema delle prenotazioni, appunto. Beh, allora, il sistema delle prenotazioni funziona, secondo me, abbastanza bene. Ha tuttavia registrato qualche piccolo problema nel momento in cui le persone andavano a registrarsi per i film che potevano ovviamente andare a prendere nei due giorni successivi. Questo avveniva specialmente al momento in cui le registrazioni aprivano, quindi alle 8 del mattino. E questo ha causato qualche down del sito che permetteva di prenotare, quindi se non volete stare dietro a questa cosa qui, magari non mettetevi alle 8 a cercare di fare le prenotazioni, o vi mettete in coda prima nel sito o lo fate dopo, altrimenti poi si rischia di perdere un po' di tempo. Ma anche perché alla fine cioè, è quasi bello aspettare l'ultimo, che magari ti capita quello con la stampa, così cioè, tipo esatto, cogliere qualche occasione. Quello però dipende molto anche da quanto tu hai la libertà di muoverti proprio a Venezia e a Lido, e qui è opportuno come esatto, lasciare sei arrivato il tuo momento di parlarci delle opzioni di villeggiatura. Esatto, perché ovviamente il festival si tiene a Venezia a settembre, nella prima settimana di settembre, quindi ci sono varie opzioni per pernottare a Venezia, dalla più economica alla più onerosa, e tutte quante riscontrano vantaggi e svantaggi. Allora, sicuramente soggiornare a Venezia città è un'opzione che può variare dal costoso al meno costoso, nel senso che le soluzioni sono molteplici. Il grosso vantaggio è quello comunque di potersi godere una città che a livello estetico è estremamente bella. Nonostante ciò, questo
per ovvie ragioni, le ragioni diciamo urbanistiche che Venezia ti impone, lo spostarsi a Venezia non è esattamente comodo, è anche un po' costoso, nel senso che poi i vaporetti non costano come un autobus, e quando voi poi tornate la sera, quando magari manca il vaporetto, mancano gli attraversamenti in gondola da una parte all'altra, diciamo che potreste dover camminare per parecchio tempo. A me è successo e niente. Anche a noi due è successo. Esatto, esatto. Quindi diciamo che il vantaggio più grosso sicuramente è il fatto di stare a Venezia, che è decisamente più bella del Lido. Lo svantaggio più grosso è un po' la comodità, nel senso che dovete svegliarvi per prima la mattina, raggiungere il Lido, tornare la sera in vaporetto, costi di spostamento. Per quanto riguarda invece il soggiornare al Lido, penso che questa sia una delle opzioni più costose in realtà, perché comunque ovviamente il Lido in periodo di festival ovviamente gli albergatori approfittano di questa cosa. Nonostante ciò, se volete fare una full immersion di festival, avete visto Venezia l'anno scorso, magari non vi interessa rivedere il centro di Venezia, può essere un'opzione sicuramente interessante, perché ovviamente siete comodissimi, potete muovervi senza alcun tipo di problema e rimanere anche poi nell'ambiente del festival, che al di là del fatto che poi il Lido sia meno bello della città, sicuramente l'ambiente quando c'è il festival del Lido è un ambiente, certo, molto bello. L'opzione meno costosa sicuramente è quella di andare a Mestre, quindi comune di Venezia ma fuori città, dove potete trovare anche qua varie soluzioni, campeggi, sì, alberghi, B&B, qualsiasi cosa vogliate. Diciamo che questa è un'opzione che può avere senso nel caso magari voleste fare più giorni, quindi guardare tutto quanto il festival che dura una decina di giorni, sì, e quindi ovviamente una decina di giorni in centro a Venezia la maggior parte delle persone non se li possono permettere, comunque Venezia è una città costosa, specialmente poi alla fine dell'estate quando magari ne avete già fatte altre di vacanze. Allora direi che quella è la soluzione più comoda. Ovviamente non siete nel centro di Venezia, non siete comodi, l'unico vantaggio di questa opzione è appunto quello di essere economica. Noi siamo stati a Venezia città, in un quartiere che credevamo comodo, ma in realtà mica tanto. Dorso duro comunque. Dorso duro. Quartiere centrale, ma non collegato tramite i mezzi che ti offriva il Festival di Venezia. Quindi abbiamo dovuto fare un abbonamento in più per il vaporetto, esatto, non economico come dicevi tu. E nostra esperienza appunto era un dorso duro, spazi molto piccoli, però vabbè, a Venezia. Senza bidet. Vabbè, come c'era, diceva Marco Polo, Venezia è la porta per l'Oriente. Esatto. E no, tornando a noi, cazzata a parte, vabbè, il posto in realtà era solo un disclaimer per dire che faceva cagare la nostra abitazione, essenzialmente doccia minuscola per un uomo. Io della mia sono stazza, coperto di punture di credo acari, da letto, zanzare, cioè una roba abbastanza da terzo mondo in realtà, però comunque l'ambiente lì al Lido è spettacolare, sei completamente immerso in questo mondo cinematografico, sì, bellissimo. Ci ha messo un attimino a ingranare la marcia. Il primo giorno è andato un po' a caso, anche perché devi ritirare il pass, devi fare questo, devi, esatto, fare quest'altro. Io sono riuscito a vedere un film, Living, che tra l'altro è stato uno di quelli anch'io. Ho visto Dirty Difficult Dangers, un film siriano. Io il primo giorno invece ho visto Piazza San Marco e credo un paio di spritz. E andando avanti appunto parliamo un pochettino dei film che abbiamo visto, quelli in concorso magari, film belli, film brutti, eccetera eccetera. Qui lascio la parola a voi due. Io mi sentirei di parlare dei film brutti. Ah, solo dei film brutti? Io voglio solo parlare del brutto. Negativo, io so di che film vuoi parlare. Allora, io volendo dirne uno che invece a me è piaciuto, ma che sicuramente Barba non verrà tra quelli che a lui non sono piaciuti, magari di Cotar, che è un film che io vi consiglio di vedere, nel senso che l'interpretazione della Blanchett, del protagonista, assolutamente secondo me magistrale, infatti è stata anche per questo premiata. Però è un film che effettivamente ha dei difetti di ritmo, di tempistiche, vabbè, però di questi vi parlerà sicuramente Barbo, che magari non lo portiamo, cioè non è detto che facciamo il video su TAR, perché devi dire che facciamo il video su TAR, non sappiamo se facciamo il video su TAR. No, il video su TAR lo facciamo. No, non sappiamo se facciamo il video su TAR. Vabbè, parlavi del live. Vabbè, queste sono tutte quante strategie di marketing studiate per alzare l'hype del video di TAR.
No, comunque, al di là di questo, una cosa che mi sentivo di dire è: non sottovalutate i documentari. A noi è capitato di vederne anche uno con il diretto interessato, cioè con il protagonista in, sì, in sala, e devo dire che è stata un'esperienza molto bella. Stiamo parlando di Bobby Wine. Stiamo parlando di Bobby Wine, che è appunto questo musicista, ma allo stesso tempo. Taglia. Siamo già a 20 minuti, figa. No, siamo a 12, fra. Minchia, che sbocco. taglia. Abbiamo tutti fin di parlare, raga. Fai il listone, tizio. Fai il listone. Ah, ok. Tiro fuori il listone, allora. Vai di listone, sennò... Listone! White Noise. Visto. Bello. Molto bello. Gli spiriti dell'isola, cioè The Banshees of Inisherin. Non visto. Visto. Non visto. Bellissimo. Bardo. Non visto. Visto, 3 ore di pompa surrealista. Io non l'ho visto, ma su Netflix esce molto breve. Bones and All, di Guadagnino. Bello. Carino. Non visto. Don't Worry Darling. Non visto. Io l'ho visto. Una gallina nel bello mondo. Veramente bello. Bello. Casa Susanna, che è un documentario molto bello. In viaggio, il film sul Papa. Non l'ho visto. Il documentario sul Papa visto, carino. The Ghost of Richard Harris, documentario su Richard Harris, ovvero l'attore che ha interpretato il primo. Sì, il primo Silente. La Voglia Matta, film di Luciano Salce, con Ugo Tognazzi, prototipo del film delle vacanze. To the North, un film Tagalog. I Giocatori di Scacchi, che non abbiamo visto, film indiano dove giocano a scacchi. Mountain Onion, film kazako. Una commedia molto grezza. The Black Cat, film horror degli anni tipo 20. Princess. Bello. Male. Molto male. Bellissimo. Princess. Cioè, se vi piace il brutto, è bellissimo. Dead for a Dollar. Questo è il western con Christoph Waltz e Willem Dafoe. Lo guarderò. Una merda. The Kiev Trial. Ho messo la faccina che dorme perché l'ho visto alle 2 del pomeriggio dopo aver pranzato, ed è un documentario in bianco e nero su questo processo ai nazisti. Dormito tutto. Master Gardener. Madonna, ragazzi. Io non l'ho visto. Film più brutto che abbia mai visto. Della mostra. La telenovelas portata al massimo della sua ambizione. Fragments of Paradise. Okay. Fragments of Paradise, molto bello. Non sottovalutare la categoria dei documentari. Brata, vero. Che meriterà un video a parte. Adesso è uscito Blonde su Netflix, se non sbaglio, che era in concorso. Sì, c'è anche Siccità di cui non abbiamo parlato. Non è vero, Siccità che... Di noi. Perché allora dovete pensare che non tutti i film escono il primo giorno. Noi abbiamo fatto l'inizio del festival, ci siamo andati avanti un po' di più, sì. Però poi purtroppo non tutti i film escono quando il festival inizia. Alcuni magari escono il 7, l'8 settembre. Sì, ogni giorno c'è una nuova prima. Esatto, quindi poi dopo diventa difficile, se non fate tutta quanta la durata del festival, ragazzi, vedere tutto. È comunque un'esperienza per certi versi provante, quindi se si salta qualche film riesci anche di più a godertela. A godertela, sì. Detto ciò, direi che abbiamo spiegato quasi tutto. Sì. Se volete, esperienze comunque da fare. Potete venire, scriveteci nei commenti. Per l'anno prossimo ci organizziamo. Facciamo la ciurma dell'ottavo. Magari campeggiamo direttamente nella spiaggia del Lido. Cioè, facciamo una massa di pirati. Esatto. Allora. Sì, cercate di capire che poi potrebbero denunciarci. Direi che siamo ai saluti. Sì, direi che siamo alle cozze, non ai saluti. Esatto. Ragazzi, vi salutiamo e niente. Buon anno dell'ottavo. Anno della scimmia. Anno della scimmia.